Bentrovati e benvenuti sul mio canale. In rete trovate già il tutorial della mattonella granny, la mia versione, con chiusura a giro invisibile, lavorata in un unico senso, con un dritto e un rovescio. Vedete? Questa è la mattonella che trovate sul canale. Qui è dove io ho chiuso i giri e come potete vedere non c'è nessun segno visibile. Nel tutorial che segue invece vi vorrei spiegare la mia versione della mattonella granny rettangolare con lo stesso sistema di chiusura e nessun segno visibile di fine giro. Vi faccio vedere la lavorazione con un filo di cotone, ma voi potete usare un qualsiasi tipo di filato. In questo caso io lo lavorerò con l'uncinetto del numero 3 perché il mio filato è un numero 5. Vado ad avviare la lavorazione con il cappietto iniziale, che io non conto, e avvio 4 catenelle, 1, 2, 3, e 4. Carico il filo, vado nella prima catenella, escluso il nodino iniziale, e lavoro una maglia alta per chiudere il primo modulo, una catenella che sarà lo spazio di separazione tra un modulo e l'altro, 4 catenelle per il secondo modulo. Carico il filo, vedete che la catenella di separazione io l'ho esclusa, quindi tengo stretta la seconda ed è in quella in cui andremo a chiudere il secondo modulino. Una catenella di separazione, vedete che la tengo tra le due dita, 4 catenelle per il terzo modulo, carico il filo, vado nella catenella che ho appena sopra il dito e chiudo il mio modulo. A seconda dei moduli che voi andrete ad avviare, così varierà la lunghezza della vostra mattonella granny. Io nel mio campione sono partita con 3 moduli, ho lavorato 1, 2, 3, 4 giri e la mia mattonella misura 13 per 9 centimetri. In questa che userò come campione per il tutorial andiamo ad avviare qualche modulo in più. Quindi catenella di separazione, la teniamo tra le due dita, 4 catenelle per il quarto modulo, carichiamo il filo, entriamo nella catenella che abbiamo sopra quella che ci farà da separazione e chiudiamo il quarto modulo. Ne andiamo a lavorare un altro, una catenella di separazione, 4 catenelle per il quinto modulo, carico il filo e vado nella catenella che ho sopra quella di separazione e chiudo il mio modulo. Questa sarà la parte centrale sulla quale andremo a lavorare la nostra mattonella, che avvieremo sempre da mezzo angolo. Entro nello spazio che si è creato con la chiusura dell'ultimo modulino, estraggo il filo e lavoro un punto bassissimo. Mi allungo leggermente la solina che ho sull'uncinetto, faccio una torsione verso il dietro, pesco il filo, lo porto sul davanti e vado a chiudere il mio punto alto ritorto. Carico di nuovo il filo, rientro nel primo modulino e vado a lavorare gli altri due punti alti per concludere il primo blocchetto di 3. Una catenella di separazione, vado nel blocchetto successivo, nel modulo successivo e lavoro il mio blocchetto di 3 punti alti. Catenella di separazione, vado nel modulo successivo e lavoro il mio blocchetto di 3 punti alti e continuo in questo modo fino ad arrivare all'ultimo modulo. Sono all'ultimo modulino.
ho già lavorato il primo blocchetto di 3 punti alti, vado a lavorare le 3 catenelle che mi serviranno per lo spazio d'angolo. Carico il filo, vedete che io ho l'abitudine di ruotare il lavoro di modo che non tirandolo la mattonella resta in forma da sola. Vado nel modulino e lavoro l'altro blocchetto di 3 punti alti che mi servirà per girare l'angolo. 3 catenelle di separazione per il secondo spazio d'angolo e siamo dall'altra parte. Vedete che sto nascondendo anche la codina iniziale. Carico il filo, rientro nel modulino e vado a concludere la lavorazione d'angolo con le 3 maglie alte. Continueremo per la parte centrale della mattonella con una catenella di separazione tra un blocchetto e l'altro. Quindi vado nel modulino seguente e lavoro i miei 3 punti alti. E continuo fino ad arrivare alla fine della riga e poi andremo a lavorare l'angolo di chiusura. Sono alla fine della riga, ho lavorato l'ultimo blocchetto di 3 punti alti, adesso andiamo a lavorare gli angoli. 3 catenelle per il primo angolo, carico il filo, rientriamo nel modulino e andiamo a lavorare i 3 punti alti che andranno a chiudere l'angolo e ci permettono di girare di nuovo il lavoro. Il lavoro lo chiudiamo con una catenella, carichiamo il filo, entriamo da sotto nel punto iniziale prendendo le 2 asoline superiori. Estraiamo il filo e chiudiamo con un punto alto. E abbiamo chiuso il primo giro. Vedete che la mattonella si incomincia a delineare e gli angoli sono già in forma. Il secondo giro lo iniziamo entrando nello spazio d'angolo appena lavorato. Estraiamo il filo, un punto bassissimo, che andiamo ad allungare leggermente, facciamo una torsione verso il dietro, peschiamo il filo, lo portiamo sul davanti e chiudiamo il nostro primo punto alto. Tutti i giri noi li andremo ad iniziare in questo modo. Carichiamo il filo, rientriamo nello spazio d'angolo e vado a lavorare le 2 maglie alte mancanti. Abbiamo il primo blocco di 3 punti alti, una catenella di separazione, saltiamo i 3 punti alti del blocco sottostante e andiamo a lavorare nello spazio 3 punti alti. Una catenella di separazione, 3 punti alti nello spazio successivo e continuiamo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. Vi farò vedere la conclusione di questo secondo giro, inizieremo il terzo e poi la lavorazione sarà tutta ripetitiva. Un consiglio: mettete un marcatore nell'angolo iniziale così da non sbagliare nell'andare a fare la chiusura. Vi ricordo di nuovo che ogni giro noi lo andremo ad iniziare con mezzo angolo. Sono arrivata all'ultimo spazio. Vedete che ho già lavorato il mio blocchetto di 3 punti. Adesso andiamo a lavorare l'angolo. Ho dato la catenella di separazione, carico il filo e vado a lavorare 3 punti alti nell'ultimo spazio e 3. Adesso andiamo a dare le 3 catenelle di separazione per questo angolo del secondo giro, carichiamo il filo, rientriamo sempre nell'ultimo spazio e andiamo a chiudere il primo angolo. Una catenella di separazione, carico il filo, vado nello spazio seguente, saltando il blocco di 3 punti alti e lavoro
il primo blocco di 3 punti, 3 catenelle per l'angolo, carico il filo, rientro nello spazio in cui ho appena lavorato le 3 maglie alte e vado a chiudere il secondo angolo di questo giro. E siamo dall'altra parte. Nella parte centrale continueremo con una catenella, saltiamo il blocco di 3 punti alti e andiamo a lavorare negli spazi i nostri 3 punti alti. Sempre una catenella di separazione tra uno spazio e l'altro e continuiamo fino ad arrivare all'altro lato corto della mattonella. Sono arrivata alla fine della riga, ho lavorato già le mie 3 maglie alte per il penultimo spazio e adesso andiamo là a lavorare l'angolo nell'ultimo spazio, che poi non è altro che l'angolo del giro sottostante. Quindi catenella di separazione, carico il filo, vado nello spazio e lavoro i 3 punti alti. Tre catenelle di separazione, carico il filo, rientro di nuovo nello spazio e vado a chiudere l'angolo di questo secondo giro. Una catenella di separazione e andiamo a lavorare la metà di angolo mancante di inizio giro. Quindi carico il filo, entro nello spazio dove ho messo il marcatore e lavoro i 3 punti mancanti per concludere il mio angolo, che andrò a chiudere con una catenella, carico il filo, vado nel primo punto iniziale entrando da sotto, prendo le 2 asoline superiori e chiudo l'angolo. E da qui tolgo il marcatore e lo passo nell'angolo che ho appena creato. E da qui ripartiremo per il terzo giro. Il terzo giro è identico al secondo, così come tutti i giri successivi che andremo a lavorare per la nostra mattonella fino ad arrivare alla misura che a noi serve. Inizieremo sempre con mezzo angolo, quindi rientriamo nell'angolo che abbiamo chiuso, estraiamo il filo, un punto bassissimo, allunghiamo leggermente la solina, torsione verso il dietro, andiamo a pescare il filo, lo portiamo sul davanti e chiudiamo il nostro primo punto alto. Carico il filo, vado a lavorare i 2 punti alti mancanti per il mezzo angolo iniziale del terzo giro. Catenella di separazione tra un blocco e l'altro, carico il filo, vado nello spazio successivo saltando il blocco di 3 punti alti sottostante e lavoro il secondo blocco di 3 di questo giro. Catenella di separazione, carico il filo, vado nello spazio successivo 3 punti alti e continuo in questo modo fino ad arrivare all'altro lato dove andremo a chiudere il giro, qui dove abbiamo il marcatore, lavorando i 3 punti alti che ci servono per chiudere l'angolo, la catenella e la maglia alta chiusa sul punto alto iniziale. Ho concluso anche il terzo giro e vedete come, facendo ruotare la mattonella durante la lavorazione, è già ben definita, perfettamente in piano e i punti non deviano da nessuna parte.
Notate la chiusura a giro che letteralmente non esiste. Qui siamo sul dritto ed è la parte con la quale noi lavoreremo sempre fronte a noi e questo è il rovescio. Vado ad avviare l'ultimo giro, entro nell'angolo che ho appena chiuso, punto bassissimo, allungo la solina, torsione verso il dietro, pesco il filo, lo porto sul davanti e chiudo il punto alto. Carico il filo e vado a lavorare i due punti mancanti per il mezzo angolo. Prendo il marcatore e lo passo nel giro in lavorazione. E posso continuare la mia lavorazione con una catenella di separazione tra un blocco e l'altro. Carico il filo, salto i tre punti e vado a lavorare nello spazio i tre punti alti. Vado a concludere anche questo giro e vi faccio vedere il risultato finale. Ho terminato anche il quarto giro e ci fermiamo con la lavorazione del campione. Vi faccio vedere la differenza di lunghezza che c'è con la mattonella granny lavorata con tre moduli. Ho usato lo stesso filato e lo stesso uncinetto, vedete che l'altezza è la stessa, mentre la lunghezza è differente. Questo perché ogni modulo in più che voi mettete è quasi un centimetro in più, vedete? Ogni modulo è quasi un centimetro in più che voi andrete a dare alla mattonella. Questa con 5 moduli misura quasi 18 centimetri. Questa è la nostra mattonella granny basic rettangolare. Sembra una cosa banale, ma vi posso garantire che tutta la lavorazione dipende dal campione, perché attraverso il campione voi potrete ricavare molte informazioni che vi serviranno per eseguire le vostre lavorazioni. Io mi auguro che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per il prossimo tutorial.